Buona giornata a tutti. Il mio argomento è un po' impegnativo, l'anima. Intanto voglio ringraziare Giorgio per aver organizzato questi due giorni straordinari, perché il mondo qua fuori ha bisogno delle conoscenze che sono emerse e stanno emergendo in questi due giorni. Se ciascuno di noi applicasse come operatore sanitario e diffondesse le conoscenze che sono qua dentro, aiuterebbe veramente tantissima gente e non ci sarebbe stato quello che abbiamo tutti vissuto in questi due anni e mezzo. Si tratta di applicare quelle conoscenze. Si sente di là? Vedete, io mi sono laureato, ringrazio anche per questo Giorgio, proprio a Bologna nel 1978, quindi mi ha dato la possibilità, un'altra possibilità di venire nella città, la mia seconda patria, una città che amo. Se nel 1978, sono passati 44 anni di attività professionale, qualcuno mi avesse chiesto dell'anima, io avrei detto: non è mia competenza di medico, bisogna che ti rivolgi a un prete. Stranamente mi trovo qui a un convegno scientifico nazionale a parlare di anima. Ecco, io sono arrivato all'anima attraverso la scienza, perché è una rigida formazione scientifica, proprio come oncologo. Vedete, la più grande maestra di vita è sempre l'esperienza. Io ho seguito migliaia di pazienti con tumore, ho seguito a domicilio centinaia di pazienti con uno tumore in stadio terminale, giovani, bambini, adulti. È vero, io ho avuto dei grandi maestri qui all'Università di Bologna, ma i miei più grandi maestri sono stati i miei pazienti. Perché se il medico ascolta con umiltà i propri pazienti, impara tutto ciò che c'è da imparare, senza il filtro delle multinazionali. E ho appreso che le più grandi battaglie della nostra vita, in qualunque settore, soprattutto nella salute, si vincono e si perdono prima di tutto e soprattutto nella nostra dimensione spirituale, dentro di noi, nella nostra anima. E questo l'ho capito sul piano scientifico quando ho capito che il nostro cervello è il più efficiente produttore di farmaci, ma ahimè anche di veleni. Quindi una cosa ci dobbiamo chiedere è che cos'è l'anima. Ma dal punto di vista non filosofico, ma dal punto di vista medico-scientifico. E scopriremo che il concetto di anima è sempre più necessario, non solo per umanizzare la medicina e quindi anche la società, l'economia, la politica, che c'è un notevole bisogno, ma anche per necessità scientifica. E capiremo perché. E questo collegamento che c'è tra anima ed epigenetica. E allora Einstein diceva che la mente è come un paracadute, funziona se si apre. Attenzione però ad aprirlo troppo, bisogna avere il giusto spirito critico, perché lo spirito critico è lo strumento che vi permette di evolvere in modo indipendente. Lo spirito critico è la base per la libertà, non solo individuale, ma anche sociale, economica, politica e anche come medico. C'è chi ha detto che ci sono due modi per fallire. Uno è quello di credere in qualcosa che è falso
Il secondo è non credere ciò che è vero. Quindi spirito critico. Abbiate sempre il dubbio, iniziate dal dubbio in quello che io dirò, perché il dubbio è la strada che vi porta alla conoscenza, perché il dubbio vi fa porre delle domande. E allora, io l'ho capito con i miei pazienti, ma c'è chi l'aveva capito molto prima di me. Qui c'è l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Una volta le conoscenze e la verità venivano trasmesse più che con le parole, gli scritti con le immagini. Non solo perché erano pochi coloro che sapevano leggere e scrivere, ma anche perché c'era la censura. Adesso c'è la censura, ma di tipo diverso. E allora cosa rappresenta quell'immagine? Che l'essere umano è un essere che si iscrive perfettamente in un quadrato, e il quadrato rappresentava metaforicamente la materia. Ma si iscrive, quindi l'essere più perfetto dal punto di vista materiale, però si iscrive perfettamente anche un cerchio che rappresenta la dimensione spirituale. Quindi l'essere più perfetto dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista spirituale. E noi tutti sappiamo come medici che la forma è l'immagine plastica della funzione. Corpo, mente sono strettamente collegati e interdipendenti. E quindi bisogna nuovo e vecchio modello di essere umano che dobbiamo recuperare come medici, come operatori sanitari e come pazienti. Un modello di essere umano in cui recuperiamo l'anima, anche se dobbiamo ancora definirla. Però una cosa importante: capire che la spiritualità e la religione c'è un rapporto che non si identificano necessariamente, perché la religione è uno dei modi di vivere la spiritualità, non necessariamente il migliore dei modi, perché la spiritualità fa parte, deriva dalla specificità dell'essere umano, da come l'essere umano è costituito. E qual è questa specificità dell'essere umano? Anche la persona più atea di questo mondo ha una dimensione spirituale, ha un'anima, anche se non lo sa, perché l'essere umano è l'essere col massimo sviluppo del cervello e con la minima determinazione del comportamento ad opera degli istinti. E questo è importante saperlo, perché questo sviluppo notevole del cervello ha portato a questa metafora anche biblica, in cui si vede che l'uomo, disubbidendo, perché la disubbidienza è l'inizio di un percorso di libertà, allora disubbidendo mangia il frutto della conoscenza del bene e del male per diventare simile a Dio. Il pensiero, il verbo, il logos, il pensiero all'interno, la parola all'esterno. E quindi viene cacciato dal paradiso degli istinti verso Oriente e gli si viene impedito il ritorno nell'Eden dai cherubini che con spada folgorante impediscono il ritorno nel paradiso degli istinti. Quindi l'essere umano, grazie al pensiero, il pensiero è una qualità, l'infinito è dentro ciascuno di noi. Si diceva prima che la salute, la via della guarigione, la capacità di integrare il passato, il presente e il futuro, quindi questa capacità di collegare la parte al tutto, bene, ha attraverso il pensiero acquistato la libertà. Vado al corso di Giorgio Tessiani, vado a fare un'altra cosa, che scelta c'ho? Infinite possibilità di scelte. Quindi, però è nata la libertà di scelta, la responsabilità, ecco perché è uscito fuori dal paradiso degli istinti, ma ha perso la certezza degli istinti. E quindi la necessità di trovare nuove fonti di certezza nel labirinto della vita. Cosa faccio? Cosa non faccio? Ecco, e qual è questa nuova fonte di certezza? Vedete, una bimba sa già che cosa l'attrae e che cosa le respinge. Voi mettete un po' di acido lattico e si allontana.
vedete il residuo alimentare, si avvicina e l'ingloba. Quindi è tutto automatico. Una farfalla sa già cosa è in grado di fare, no, non ha bisogno di imparare, non va a scuola, non ha bisogno di riflettere, di chiedersi chi sono, che ci faccio su questo pianeta, da dove vengo, cosa vado, dove vado. Bene, e l'essere umano? Ecco, ricordatevi, more is different. Quando c'è un'organizzazione superiore, quindi l'insieme, noi insieme siamo molto di più della somma delle parti. Ecco perché abbiamo un grande potere che dobbiamo utilizzare. Ricordatevi che ciascuno di voi insieme ha un potere incredibile. Ecco perché dicevo, il mondo là fuori ha bisogno di tutti voi, di tutti noi. E questa è una consapevolezza importante che dobbiamo utilizzare. More is different significa che l'insieme è molto più delle caratteristiche delle singole parti. E quando c'è l'insieme, l'insieme dei 100 miliardi di neuroni del nostro cervello, ecco, l'insieme porta alla nascita di nuove qualità. Pensate a un albero e una foresta. Non potete dedurre le qualità di una foresta solo dall'albero. E così 100 miliardi di neuroni. E allora capiamo che cos'è l'anima. L'anima, per fare questo, pensiamo alla metafora. La metafora della carrozza di Gurdjieff. Pensate quindi a una carrozza. La carrozza dal punto di vista materiale è il nostro corpo. I cavalli sono quelli che danno l'energia e quindi le emozioni, la parte emotiva. Poi c'è il cocchiere che rappresenta quello che sa la strada, la mente. E poi chi c'è? Poi c'è il padrone della carrozza, o comunque quello che guida la carrozza, il passeggero. Ebbene, quella è la coscienza. La coscienza. E allora, qual è la risorsa più importante, secondo voi? La risorsa più importante è quella che controlla tutte le altre risorse. Qual è? La dimensione spirituale. È quella, l'anima. Ecco perché l'anima è fondamentale e la scienza medica non può più fare a meno di non riflettere sulla presenza di questa dimensione immateriale ciascuno di noi. Ma l'anima quindi che cos'è? È la coscienza con le sue convinzioni e i suoi valori. Ricordiamocelo sempre. Ed è quello che può fare la differenza, che fa la differenza nella nascita e nell'evoluzione delle malattie, perché è quella che guida le nostre scelte. Sono le nostre scelte che creano il nostro futuro. E allora pensate a una persona che è innamorata. Abbiamo visto che Giorgio è innamorato, oltre che dalla moglie, e ringrazio anche Manuela, è sicuramente innamorato anche di quello che fa. E quindi l'amore crea un mix di sostanze chimiche, di neurotrasmettitori, di frequenze elettromagnetiche che creano quell'energia che abbiamo. Vediamo il mondo attraverso queste sostanze. Un mondo che ci sembra molto più bello. Ricordatevi quando vi siete innamorati la prima volta. Non si ricordano? Bene. E allora, dopamina, serotonina, ossitocina, feniletilamine, sono droghe, endorfina, il sistema dei cannabinoidi, vedo il mio tempo. E allora il pensiero, ricordatevi che il nostro cervello, dicevo, è il più efficiente produttore di farmaci e di veleni, che il pensiero cambia la nostra biologia. C'è una malattia psichiatrica di dissociazione della personalità chiamata personalità multipla, in cui c'è un soggetto che in certi momenti ha una personalità, cambia in altri momenti ha una personalità completamente diversa, che è diversa e non ricorda la personalità precedente. Quando ha una personalità ha il diabete, cambia personalità, il diabete scompare. Ha una certa la personalità e ha un'ipertensione arteriosa. Qualcuno ieri mi chiedeva dell'ipertensione. Cambia personalità e la pressione è perfettamente normale. E così per l'allergia. Ormai lo sappiamo scientificamente che il nostro pensiero cambia la biologia,
pensate con l'epigenetica, conosciamo. Ebbene, pensate a delle cellule staminali pluripotenti, a secondo in queste piastre di Petri, a secondo delle sostanze che le circondano, del brodo di cultura, possono diventare cellule diverse. Quindi hanno un comportamento, cellule muscolari, ossee, grasse o quello che vogliamo. Ma già la riflessione, ecco, pensate sempre con la vostra mente, partendo dalla vostra realtà. Allora qui vediamo le api operaie e le api regine, che geneticamente sono perfettamente uguali. L'unica cosa che cambia è che le api regine mangiano solo pappa reale. Le api operaie per 3 giorni mangiano pappa reale e poi polline e miele. Che succede? Geneticamente perfettamente uguali, che le api operaie hanno una vita media di settimane, massimo 6 mesi, e le api regine una vita media da 2 anni a 5 anni. Quindi una differenza completamente diversa, oltre ad essere morfologicamente e funzionalmente diversa. Questo già ci fa capire tutto, ci fa capire che ogni cellula e ogni nostra cellula è un ologramma, cioè in ogni nostra, vostra cellula, 50.000, più di 50.000 miliardi di cellule, in ogni punto c'è il tutto, in ogni nostra cellula c'è informazione di tutto. Ecco perché nel bubo del capello c'è l'informazione di tutto. E quindi bisogna ragionare, cioè aprire la mente. E quindi in ogni punto c'è il tutto. E io dico che è una mia frase che mi guida, che mi ha guidato, mi guida tanti anni, non ci sono limiti, ma ci sono solo leggi da conoscere e da applicare. Ed è la parte intelligente, è la membrana, i recettori, il sistema nervoso centrale invia una serie di messaggeri attraverso il sistema nervoso vegetativo, 70 neuropeptidi conosciamo, quindi immaginate i messaggeri quanti sono, noi abbiamo poco più di 20 lettere e riusciamo a dire tante cavolate a volte, loro figurati per essere precisi, ormoni eccetera, quindi agiscono sui recettori tutte queste sostanze, oltre naturalmente alle onde elettromagnetiche, varie frequenze che non approfondisco, quindi a secondo dei recettori cellulari accendono e spengono determinati geni, quindi è un'azione diversa sul sistema immunitario e su tutto il resto. Questa qui fa capire come funziona l'epigenetica. L'epigenetica è tutto ciò che sta sopra i geni, che regola i geni. E li regola attraverso i 3Q. Quale gene deve essere spento o acceso, quanto deve essere acceso o spento e la durata. Quando. Quindi, allora immaginate quindi la musica che esce dalle cellule. Allora, i tasti rappresentano i recettori, le corde del pianoforte rappresentano il DNA, ebbene, e chi è che quindi suona la musica? Sono i recettori, le mani, e le mani da chi sono guidate? L'ambiente interno, la qualità dell'ambiente interno, e quello è strategico. E come lo modifichiamo? Modificando il nostro atteggiamento. E chi lo modifica? La coscienza guidata dalle proprie convinzioni, i propri valori e disvalori. Ci siamo. Cambiando l'atteggiamento noi abbiamo un potere incredibile. La medicina ha questo futuro e questa è la cosa che sta a monte di ogni cosa. Siamo programmati per essere più forti, concludo perché probabilmente sta per scadere il mio tempo, siamo programmati per essere più forti dei geni e dell'ambiente, ricordatevi, perché siamo programmati per essere più forti dei geni, quindi non siamo più schiavi dei geni, grazie alla neuroplasticità cerebrale, notevole il nostro cervello, ma la neuroplasticità cerebrale ci dà la possibilità di adattarci all'ambiente, ma l'ambiente di formazione, quindi la famiglia, l'etnia, la cultura, perché una cosa è vivere una famiglia in Africa, una famiglia in Italia, eccetera, però e quindi è uno strumento per adattarsi all'ambiente, però si diventa schiavi dell'ambiente di formazione.
però c'è tutto programmato. Cioè, nel senso che noi possiamo diventare più forti dell'ambiente grazie al pensiero. E quali sono i due giorni più importanti della vita? I due giorni, lo dice Mark Twain, i due giorni più importanti della vita sono quelli in cui sei nato. Sicuramente oggi è un giorno importantissimo, perché vi fa capire un'altra cosa: il giorno in cui siamo nati è un giorno importantissimo, ma il giorno in cui capisci perché sei nato è un giorno ancora più importante, perché quello è il giorno della rinascita spirituale. E oggi può essere il giorno per molti della rinascita spirituale. E quando, perché quando si capisce perché sei nato, dai un senso alla vita, e quando dai un senso alla vita diventi potente, responsabile, e quindi realizzi il motivo per cui siamo su questo pianeta, perché siamo esseri straordinari. Vado alle conclusioni. Quindi noi, la plasticità cerebrale ci libera le catene della biologia, la proattività che nasce dal sapere perché siamo su questo pianeta e cosa vogliamo, dobbiamo realizzare su questo pianeta prima di trasferirci di pianeta, ci libera dalle catene dell'ambiente. Per approfondire, ci sono questi miei libri: La via della guarigione, la medicina, l'amore è la medicina più impotente, la salute con l'acqua. E concludo dicendo che, con le parole di Nelson Mandela, non si può trovare passione nel vivere in modo mediocre. Vi prego, non vivete mai con, come si diceva Zoe, mi pare di aver sentito, cioè pensando solo alla dimensione corporea, biologica. Siamo qui per ben altri fini, per realizzare noi stessi. Non accontentatevi di una vita che sia meno di quello che siete capaci di vivere, perché siamo esseri straordinari progettati per vivere una vita straordinaria, e si vive solo una volta. E quindi non sprecate questa opportunità, vivete sempre alla grande. Questo è la scuola di... La scuola in cui continueremo ad approfondire queste tematiche, e io mi pare che sono a dicembre. Quindi buona vita a tutti. Grazie, prof.